presented by Jokonomicon.net. Continuiamo le nostre chiacchierate ludiche con Massimo di Rimini, presidente di Ali per Giocare. Benvenuto Massimo, Ali grazie. Per Giocare. Giocare, sì. Ciao, ciao a tutti. Ciao, benvenuto. E, volevamo farci raccontare da te in cosa consiste questo grande movimento che rappresenta Ali per Giocare a livello nazionale. Sì, Ali per Giocare è un'associazione nazionale di ludobus e ludoteche, cioè gli associati di Ali per Giocare hanno ludobus e ludoteche nelle loro attività. Si tratta di una quarantina tra realtà che sono cooperative, associazioni, dite, e ci sono anche delle amministrazioni comunali. Ali per Giocare è nata nel 98 dal basso, come si suol dire, cioè è nata da persone che avevano bisogno, siccome facevano questo tipo di lavoro, hanno avuto bisogno di incontrarsi, di vedersi per fare una serie di attività, scambiarsi problematiche, informazioni, formazione, tutto quello che poteva essere, e adesso sono 11 anni ormai che facciamo diverse cose. Quanti membri conta l'associazione? E adesso sono circa 40 realtà sparse un po' su tutto il territorio italiano, che si coordinano egregiamente grazie alla direzione. Sì, c'è un direttivo nazionale che viene, come tutte le associazioni, il nostro viene eletto ogni 2 anni, ma in realtà negli ultimi anni abbiamo deciso che la voce del padrone la deve fare, come dovrebbe essere sempre, la fa l'associazione, i soci, l'assemblea dei soci, decido che cosa facciamo durante l'anno. Quindi diciamo un po' il direttivo, il presidente, il vicepresidente, eccetera eccetera, sono un po' un braccio, che però la mente sono proprio le associazioni. Certo, sì, sì, sì. In questo ambito una cosa importante da segnalare che si è svolta proprio qui a Play ieri è stata la presentazione della carta per le biblioteche, in cui credo che Ali per Giocare rientri tra le associazioni, i membri attivi e coinvolti in questo percorso. Raccontaci un po' in che cosa consiste brevemente questa carta e che intenti ha. Sì, la carta delle ludoteche a livello nazionale è nata come, diciamo, un punto di partenza, anche se sembrerebbe un punto di arrivo. In realtà noi come Ali per Giocare avevamo già fatto una carta nazionale, una carta delle ludoteche interna nostra, perché è fondamentalmente una carta, è una carta di servizio, una carta che indica che cos'è una ludoteca. Ci serviva prima di tutto per confrontarci a noi all'interno di Ali per Giocare, quindi noi all'interno di Ali per Giocare ci siamo detti che cos'è per noi una ludoteca e l'abbiamo messo nero su bianco. Dopodiché questa cosa era limitata perché non comprendeva tante realtà importanti, anche più importanti di noi, che ci sono sul territorio nazionale. Quindi insieme ad altre realtà abbiamo deciso di promuovere un tavolo di confronto che voleva semplicemente mettersi tutti intorno a un tavolo e dire che cos'è una ludoteca per tutti noi. Cercare di capire, di trovare, diciamo, una definizione comune a tutti. Una definizione, sì, perché ormai ludoteca viene chiamato qualunque cosa. In realtà in molti posti la ludoteca è un baby parking, la ludoteca è un posto dove lascio i bambini. Invece nelle parti fondamentali della carta la ludoteca viene fuori una cosa molto importante, è un servizio tra i tanti anche culturale, cioè è la biblioteca del gioco. Esatto, e quindi deve avere, esatto, la stessa dignità di quello che hanno le biblioteche in Italia. Includendo anche l'aspetto culturale, se vogliamo, legato al gioco, e l'aspetto arricchente di tutto ciò che può dare un'esperienza ludica. E quindi si è arrivati a definire questa... Sì, è stato presentato qui a Modena la fine di questo primo percorso, dove c'è stata anche la firma ufficiale da parte di tutti i proponenti, che non sto qui a elencarli ma sono tantissimi. Faccio Ali per Giocare è uno dei tanti, c'è l'associazione Giona Città in Gioco, c'è il comune di Udine, c'è il comune di Torino,
il comune di Modena, ci sono tante realtà importanti, ci sono anche piccole realtà e questo è molto importante, anche una semplice ludoteca gestita da un'associazione, di una cooperativa, ha partecipato alla stesura di questa carta, quindi giusto per far capire che ognuno ha pari dignità, ogni più in più mente, certo, del ruolo che rappresenta. Certo, questo è fondamentale, anche perché sennò poi non, all'interno di questa definizione non si comprenderebbe tutti e quindi sarebbe una cosa un po' inutile, probabilmente sarebbe uno dei tanti documenti buttati lì. Però questo è un punto di partenza per capire innanzitutto, dirci tra noi che cos'è una ludoteca e adesso andarlo a spiegare anche ad altri. Ecco, dicevi appunto che può sembrare un punto di arrivo, invece si tratta di un punto di partenza. Allora, quali sono i prossimi obiettivi, i prossimi step di questo percorso appena cominciato? Ma innanzitutto vogliamo cercare di far conoscere questa carta e quindi, come adesso sto parlando qui, farla arrivare anche a tutte le riviste che si occupano comunque di sociale, di gioco e qualunque rivista la voglia pubblicare, per farla conoscere. E abbiamo diversi obiettivi, non ultimo quello di arrivare al fondamentale, cioè alle amministrazioni comunali, le province, le regioni, per far capire che la ludoteca è un servizio fondamentale, non è un servizio perché si va lì a giocare oppure si lasciano i bambini, non è un di più, tra l'altro, soprattutto non è assolutamente un di più, perché il gioco è fondamentale in tutte le attività, si vede nella scuola, all'interno della scuola hanno introdotto il gioco per fare apprendere meglio i bambini, all'interno della biblioteca hanno dovuto inserire il gioco per fare la biblioteca dei ragazzi. Insomma, il gioco viene utilizzato dappertutto e quindi mi sembra fondamentale che ci sia una ludoteca, l'ideale sarebbe una ludoteca in ogni comune almeno, anche perché l'aspetto sociale molto importante della ludoteca è che, lo dice anche la carta, la ludoteca è un servizio gratuito, cioè ci può andare chiunque. Ecco, questo è un altro aspetto fondamentale per renderlo fruibile veramente a tutti. Sì, non è un baby parking che si pagano 5, 6, 8 euro all'ora, in ludoteca uno ci va gratuitamente, cioè non paga nulla. Questo lavoro poi verrà inserito su internet? E già su internet c'è un sito internet che si chiama www.ludoteca.it, spero di non dire... Vediamo se riusciamo ad recuperare queste informazioni. Due stupidaggini. E, all'interno del sito internet ci sono tutte le informazioni che riguardano sia la carta che è scaricabile, ci sono tutte le realtà che sono state promotrici di questa carta e tutte le realtà che vogliono associarsi a questa carta, cioè far loro questa carta. Quindi non è un gruppo proponente chiuso, c'erano dei propositori, ma adesso chiunque la può adottare, può comparire su questo sito internet e può anche entrare a far parte di un nuovo progetto, certo, nuovi progetti che ci saranno poi in futuro. Sicuramente questo sì, deve essere sempre un ricambio di persone che danno il loro contributo. Nasce spontanea una curiosità, se effettivamente c'è una motivazione dietro, qual è il motivo della scelta di venire a Play per rendere pubblica questa definizione della carta? Play mi sembra che in questo momento a livello nazionale sia uno degli eventi di maggiore interesse legati al gioco, quindi mi sembrava più che logico essere presenti qua. Noi comunque come realtà che hanno promosso questa carta comunque eravamo già all'interno di Play, quindi per noi era naturale presentarla qui. È proprio stata una scelta, non tanto una scelta, ma un'evoluzione naturale delle cose. Sì, 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 sicuramente. Adesso poi la presenteremo ancora, presenteremo in altri eventi. Chiaramente, essendo una cosa a livello nazionale, è bene pubblicarla e pubblicizzarla il più possibile. Certo, sicuramente. Bene, allora anche in questo senso Ali per Giocare e tutte le altre realtà coinvolte in questo progetto hanno sicuramente un sacco di lavoro da fare. Sì, tanto lavoro da fare, e approfitto anche per dare un appuntamento, una data non collegata alla biblioteca ma ai Ludobus. Sì. Il 15 di maggio a Cesena ci sarà Ludobus Sì, che è la festa del gioco nazionale del gioco itinerante, che è la nostra festa dei Ludobus. Ci saranno 25 Ludobus in attività in Piazza del Popolo a Cesena dalle 10 del mattino alle 18 di sera. Bene, allora non mancate per questo appuntamento e buon lavoro, arrivederci presto. Grazie. Ciao Massimo, a tutti. Ciao. A presto. Ciao. Ciao.